Edizione 2013 per il Desco di Lucca, che si preannuncia come un'edizione dei record. Oltre 50 gli espositori da tutta la regione, in particolare ovviamente da Lucca e provincia. La vetrina quindi dell'eccellenza agroalimentare della regione è a nostra disposizione per essere assaggiata e magari portata a casa come souvenir gastronomico. Di solito si dice dulcis in fundo, invece io che sono un po' golosa ho deciso di iniziare questa carrellata nel mondo dei sapori toscani proprio dai dolci. Ecco, in Francia hanno le crêpe, noi abbiamo invece qui in Toscana delle cose certo anche più tipiche, con la farina di castagne della Garfagnana. Qui c'è Martina, che è giovanissima ma compie con competenza, ce l'ha nel DNA proprio questi gesti antichi con i testi, giusto? E Martina dell'azienda Vanni Luigi. Allora, raccontaci un pochino, sarà una passione, sarai cresciuta vedendo questo mestiere? Oddio no, ha iniziato con questa fiera a fare nerce, che io ero piccola, e così ho imparato a farli, tutto qui. Quindi fin da bambina? Sì, ero piccola, avrò avuto 10 anni. Cos'è la cosa più difficile di questa operazione? Quando si attaccano, non farle attaccare quindi. E quindi ho visto che usate proprio la maniera più naturale? Il lardo, per non farle attaccare. E abbiamo visto i necci, ma eccoci proprio alla materia prima, la farina di castagne per le crêpe in versione della Garfagnana, no? E quindi la farina di castagne, ne parliamo con Carlo Coletti, chi meglio di lui, che fa parte dell'associazione Castanicoltori, ci può parlare di questa meraviglia, che poi fa bene a tutto, è buona, dolce, profumata, senza glutine, quindi anche per i celiaci va benissimo. Come si ottiene? Quanta se ne fa? Che castagne ci vogliono? Allora, la Garfagnana, come tutti sapete, è un territorio di castagne. E materia prima per la produzione del neccio, del castagnaccio, è la nostra farina di castagne. Una farina di castagne che ha la particolarità di essere molto più dolce di quella che trovate in commercio, perché in Garfagnana storicamente venivano coltivate castagne per farina di neccio, farina di castagne in Garfagnino. Insomma, chi meglio di te ci può raccontare di questa iniziativa Adotta un castagno in Garfagnana? Come funziona? Perché c'è bisogno di adozioni di castagni? Sì, è stato recuperato un castagneto secolare in Garfagnana perché c'è un po' uno spopolamento della coltivazione dei castagneti. Grazie alla comunità montana vengono recuperati dei castagneti secolari che producono castagne locali. Chi adotta un castagno, oltre a aiutare e a tutelare la castanicoltura della zona della Garfagnana, aiuta l'associazione Castanicoltori per la salvaguardia dell'ambiente. Oltre a questo riceve anche un pacco di benvenuto con prodotti tipici della Garfagnana ricavati dalla farina di neccio della Garfagnana. E allora abbiamo visto castagne, necci, farina di castagne, castagnaccio. Cosa meglio del lavoro delle api per trarre proprio il dolce per eccellenza, il miele, in questo caso miele di castagno? Ne parliamo con Paolo Del Carlo dell'apicoltura Il Frantoio, che ovviamente di miele è esperto, come voi potrete vedere. Allora, cos'ha il miele di castagno di diverso dagli altri? La sua particolarità? La particolarità del miele di castagno è che è un miele che rimane più diciamo aspro rispetto agli altri tipi di miele, perché ha un più alto contenuto di tannino. Questa è la caratteristica principale. Quindi un retrogusto quasi amarognolo, ma comunque sempre molto piacevole. E poi ci sono tantissime varietà di miele, per esempio qui in mano che cosa c'è? Quest'anno ho un miele di bosco, che è uno scherzetto della natura, come lo chiamo io. Cioè?
Cioè, siccome ha fatto freddo quando praticamente non doveva farlo, e quindi le piante hanno fatto delle fioriture un pochino fuori stagione. E questo è un miele di bosco, è un miele che praticamente ha la base di acacia, è dentro del brento, del rovo e dell'erica. È una cosa particolare che probabilmente non si ripeterà più, però è uno scherzo della natura che è venuto veramente eccezionale. È il miele che quest'anno a me piace più di tutto. Allora, è qui questo bellissimo cesto di biscotti che noi chiamiamo i Befanini, anche i Befanini, giusto? Sono qui con Alberigo Triglia che ci racconta, dopo una lunghissima esperienza da fornaio, così la storia, la tipicità di questi biscotti. Beh, è un'antica tradizione di fare questi biscotti nel periodo natalizio, però vanno avanti anche per tutto l'anno, se non più a forma di stelle, di befane, di cavalluccio, che però è un'antica ricetta che viene tramandata. Questa è una ricetta che veniva fatta a Gombitelli. Noi abbiamo passato a questo forno qui della Versilia, lì al Lido di Camaiore, però era una ricetta antica che veniva fatta a Gombitelli. Ecco, poi ogni famiglia ha un pochino la sua particolarità, chi li preferisce un po' più sottili, un po' più alti. Qual è il suo segreto, se ce lo può dire, e come li preferisce lei? Il mio segreto sono leggermente più bassini, belli croccanti, aromatizzati con l'aggiunta di limone e arancio, però sia l'estratto, sia il succo che la guscia, sia del limone che dell'arancio. Allora, volete un bacetto? Questo è il posto giusto, perché siamo qui con Francesco, responsabile commerciale di Banqueting e Catering, questa società di Capezzano Pianore, che ha creato un packaging anche molto particolare, dei biscotti con pochissimi ingredienti, semplicissimi, che si chiamano bacetti perché? Si chiamano bacetti perché, diciamo, sono fatti dall'unione di due parti, una parte al cacao, pasta di cacao, e una pasta frolla, diciamo, agli aromi, alla mandorla, all'arancio o alla cannella. Si, diciamo, il biscotto parte, viene confezionato con un packaging risalente agli anni, con uno stile risalente agli anni 50, abbastanza carino, crediamo noi. E per ritornare al biscotto, diciamo che è fatto con biscotti di assoluta qualità. Allora, questo è uno stand molto carino, molto ben curato, poi pieno di golosità. Sono qui con i titolari Alessandra e Marco, mi riferisco alle bontà di Lucca. E allora, questa cioccolata profumata, qual è la tua preferita? Innanzitutto quella col pistacchio e la cioccolata fondente. Secondo me il cremino fatto in questa maniera è assolutamente eccezionale. Ecco, un mega cremone, devo dire, davvero invitante. Passiamo a Marco invece, che ci racconta, vedo dei barattolini molto sfiziosi, anche bellini, per regalarli, no? Ora siamo sotto Natale, è una cosa originale oltre che buona. Questi contengono i dragè, che sono delle frutte selezionate, delle nocciole IGP Piemonte, dei cereali, dei pistacchi di Bronte, che vengono poi lavorati in una macchina dove viene spruzzato il cioccolato, diciamo, di diversi blend, da un monorigine peruviano, un Tanzania, e vengono create queste piccole golosità in cioccolato. Una novità per il desco di quest'anno riguarda proprio i dolci, però in versione vegan. Sono qui con Marco dell'azienda Nandas, che è nuova quindi a Lucca in via Fillungo da 5 mesi appena. E come vanno le cose? Le persone sono incuriosite dalla filosofia vegana, sì o no? Devo dire abbastanza bene. Ci sono persone che non aspettavano altro che aprissimo noi, per un discorso che comunque a Lucca la proposta vegetariana e vegana è sempre stata un po' assente, quindi diciamo il risultato è abbastanza
positivo. Ecco, quindi avete prodotti da forno oltre che dolci, e questo per sfatare il mito così che la dieta vegetariana debba essere necessariamente triste, o magari c'è chi si immagina persone che mangiano solo semini e frutta e verdura. In realtà si può essere vegani e golosi, e qui vediamo dei dolci, devo dire, anche molto invitanti. Questi qui, io poi vado pazza per le cose leggere come i fritti per esempio, ed ecco qui questi frati. Un po' ingenuamente magari qualcuno ti chiederà, leggendo anche le vostre locandine: zero latte, zero burro, zero uova, ma che cosa c'è dentro? Invece so che siete molto attenti anche alla ricerca della materia prima. Sì, va bene, innanzitutto appunto il sostituto principale del latte è il latte di soia, poi utilizziamo zucchero di canna, e la farina con cui vedete tutte le preparazioni è esclusivamente biologica, e molti dolci sono preparati anche con farina integrale, proprio che non si trova spesso in pasticceria, quindi diamo un'immagine anche biologica a tutto ciò che presentiamo. Allora, sono qui davanti ai pozzetti, che sono delle cose bellissime, come si faceva una volta, insomma, nelle gelaterie tradizionali. Sono con Mirko, il gelatiere della Cremeria Opera. Quindi gelatiere vuol dire che non solo fa il gelato, ma inventa anche le ricette. E qui c'è un gusto particolarissimo, che è quello all'olio extravergine d'oliva. Esatto, è un gusto con l'olio nuovo proprio della fattoria Il Gobbo di Segrumigno, che appena franto stamani mi ha portato l'olio e ci abbiamo fatto subito il gelato con l'olio extravergine. È una particolarità perché è molto buono, di primo impatto viene proprio il gusto dell'olio, ma è secondo impatto invece è proprio gusta e molto, molto piacevole. Magari anche da abbinare a dei piatti salati, da portare a tavola una quenelle di una pallina di questo gelato, da accompagnare magari a un crostino di pane, mi viene in mente, molto originale. Ecco qui i panettoni del Fratelli Bertoncini, qui abbiamo Susanna. Ecco, visto che si avvicina il Natale, questi bei panettoni dove si possono andare a comprare? Allora, sicuramente fino all'8 dicembre siamo qui al Desco tutti i fine settimana, noi siamo a Cascine di Buti, e se venite qua comunque c'è un grossissimo assortimento di tutti i gusti, veramente per tutti i palati. Panettoni e frutti di bosco penso che sia un po' una novità quest'anno, cioccolate e pere in vari formati, veramente una varietà di cose veramente vastissima. Senza grassi idrogenati, tutto a lievitazione naturale, lievito madre, questo riguarda tutti i nostri prodotti, sia dal pane, panettoni, a tutto quello che richiede una lievitazione. Quindi sicuramente sono prodotti genuini che non fanno tanto male se non alla linea, purtroppo. Quindi non resta che venirli ad assaggiare qui al Desco fino al Ponte dell'Immacolata. Trovate Susanna che vi fa degustare i panettoni. Ecco, uno degli stand dove si forma più fila per assaggiare, perché tutto sembra veramente appetibile, appetitoso nei colori e nei profumi. Siamo con Claudia, la signora Claudia della ditta Massagli, che appunto ci spiega un pochino la tradizione di questa azienda. Sono prodotti tradizionali di Lucca, è dal 1855 che si producono. E sono storici, per cui la china, che è nata in farmacia Massagli in piazza San Michele, è il primo prodotto appunto del 1855 ed è fatto con le erbe e radici che sono nel mortaio, in acqua, alcol con l'aggiunta di zucchero, ed è un piacevole dopo cena, un digestivo. È nato anche come tonico, però in realtà viene utilizzato soprattutto come digestivo, è di un gusto dolce e totalmente naturale, che oggi è importante, è completamente naturale. Poi con una parte dell'infuso, unendo altre erbe radici, è nata dopo alcuni anni la biadina. Eccola qui. Che è stata anche molto pubblicizzata da questo negozio Tista, dove è nata all'epoca, però poi è stata
la produciamo da tanti anni noi e si beve con i pinoli nel bicchiere, per tradizione sempre fatta con erbe radici e altri anche erbe che non vengono contenute nell'infuso. E allora, tra necci, biscotti, gelati, cioccolato, liquori amari, ce n'è davvero per tutti i gusti. A voi non resta che venirli ad assaggiare qui al Desco, che si tiene al Real Collegio di Lucca, per i prossimi fine settimana fino all'8 dicembre.